Con questa luce ectoplasmica e un gatto in braccio, facciamo un video un po' frivolino oggi. In questo che vi presento oggi non è esattamente un format, può darsi che nelle occasioni, appunto, nel quale sarà necessario, deciderò di portarlo, quindi in due occasioni all'anno, adesso capirete benissimo perché. Oggi vi voglio fare una wish list di quello che desidero per Natale, tenendo presente che le cose importanti che desidero non sono tangibili. Però se uno mi vuole fare un pensierino per Natale, almeno sa dove indirizzarsi. Prima vi faccio un elenco un po' random e poi andiamo magari a guardare qualche prodotto nella mia wish list personale di Amazon. Quella dei libri, tra parentesi, la trovate qua sotto in descrizione se volete andare a dargli un'occhiata. Per quanto riguarda i libri non spenderò tantissime parole. Allora, la prima cosa che desidero per Natale, abbastanza consistente come cose, ed è una scrivania. Nella mia postazione di lavoro non ho una vera e propria scrivania, ho ricavato una postazione di lavoro assemblando vari pezzi di mensole. Diciamo che a livello di postura non c'è un buon punto d'appoggio. Contate che quando lavoro al computer, il che appunto facendo i video succede molto spesso, io sto così, perché il mouse è tipo in alto qua, la tastiera è qui e quindi alla fine il risultato è che sembro il gobbo in Notre Dame. Una scrivania sarebbe l'ideale e poi mi darebbe modo anche di spostare queste fatidiche mensole in un posto dove possono essere utilizzate un po' meglio. Un'altra cosa frivoletta ma comunque abbastanza consistente è una Billy alta. Ve ne avevo parlato quando ho fatto il bookshelf tour. Adesso la mia libreria, come sapete, è stata spostata in camera mia, ma c'è questo bellissimo buco in mezzo dove vorrei inserire appunto una Billy di quelle alte. Vi lascio una foto da qualche parte così avete presente di cosa si tratta. Perché le altre due librerie che ho sono due Billy basse di IKEA e vorrei un'alta centrale nel quale fare dei piccoli vani dedicati alle saghe dei libri. Quindi il vano Harry Potter, il vano Hunger Games, il vano The Giver, insomma, ognuno e in ognuno di questi vani inserire anche tutti i vari gadget che ho a tema di quel fandom. Una specie di altarino delle saghe di libri che mi hanno appassionato di più, insomma. Poi, una cosa invece che è per tutte le tasche, a cui mi sto appassionando parecchio, ma perché vedo che è una cosa che mi piace tantissimo, mi rilassa, mi profuma bene la casa. È un'abitudine che ho preso che mi sta veramente appassionando: incensi e oli essenziali, con tanto di diffusori, candeline, portaincensi e di qua e di là. Io mi arrabatto un po' con quello che trovo, non ho un vero e proprio portaincenso, e invece ho un diffusore di oli essenziali che tengo in camera mia perché ha una sua utilità, insomma. Infatti, adesso sto utilizzando tipo l'olio di eucalipto che mi aiuta a respirare di notte e funziona, devo dire. Penso che se qualcuno mi regalasse un set di tot incensi, tot oli essenziali, sarei la persona più felice del mondo. Per quanto riguarda i libri, è vero, ho detto che non avrei parlato nello specifico di libri, ma infatti non ho intenzione di farlo, perché quello che mi piacerebbe ricevere a livello di libri è un buono d'acquisto in una libreria. Uno per il discorso fatto precedentemente qualche giorno fa sul acquistare preferibilmente da negozi piuttosto che online, prima cosa. Seconda cosa, perché io so quali sono i libri che vorrei comprare per primi e quali no. Non mi va di dire comprami questo libro, perché è brutto quando vuoi fare un regalo che gli dici esattamente quel libro. Quindi mi piacerebbe avere un buono da poter spendere in una libreria nel quale io posso effettivamente andare a prendere quello che mi serve, tra virgolette, non che mi serva perché ne ho talmente tanti da leggere, ma comunque magari anche con una lunga scadenza in modo che non debba per forza subito compulsivamente andare ad acquistare dei libri. Una preferenza in più, ma questa è una piccola chicca, se mi conoscete bene sapete che io adoro acquistare all'usato, quindi libraccio e affini. Una cosa un po' particolare, oramai sapete che io ho la passione della pasticceria. Ultimamente ho avuto problemi con il mio stampo a cerniera. Per coloro che non sanno di cosa sto parlando, è uno stampo dove c'è un disco esterno che con un gancio si stringe e aprendo il gancio puoi tirare via la parte esterna e rimane solo il sottotorta, insomma. Ho avuto qualche problema con la mia mini teglia a cerniera perché è veramente mini, è solo per torte molto piccole. Si è stortata, quindi c'è un piccolo buchino da cui ogni volta, ve lo giuro, fuoriesce tutto l'impasto. Quindi se mi arrivassero degli stampi a cerniera, ma anche solo uno grande e dritto, possibilmente, sarebbe una cosa molto molto bella. Una cosa che io acquisto tutti gli anni è un accessorio casalingo, diciamo, che non tutti usano ancora, ma io lo uso. Un calendario. Utilizzo i calendari esattamente come l'agenda, esattamente come i taccuini. Questo perché io in questo momento sono in cucina, ho il calendario esattamente di fronte, quindi la mattina quando mi siedo per fare colazione mi cade l'occhio sul
calendario che ho tutto evidenziato con i colori giusti che mi fanno riconoscere il tipo di impegno e so che cosa devo fare quel giorno. È una cosa che mi serve e infatti proprio per questo motivo, per il fatto che ci prendo appunti dentro, mi piace con delle foto decenti di qualcosa che mi piace possibilmente e sotto i quadrati, quindi mensile con tutti i quadratoni. Il tema del calendario deve essere una cosa che non mi stufa. I gatti no, perché ne ho già avuti mille mila con i gatti. Danza no, perché i calendari di danza lasciano sempre un po' a desiderare, però tutto il resto, se mi conoscete un pochino. Una cosa che desidero da un annetto circa, in seguito a un disastroso incidente di percorso, è un set di tazzine da caffè. Un giorno malauguratamente, aprendo la credenza dove tengo le tazzine, mi sono crollate tutte per terra e se ne è salvata una, perché se ne sono salvate due in realtà, ma la seconda non ha più il manico. Coglierei l'occasione del Natale per richiedere il famoso set di tazzine, magari a tema, che potrebbe essere un tema tipo Harry Potter, tipo Disney, un regalo banale che però mi serve. Una cosa che mi piacerebbe, ma che spero non mi serva onestamente, è una ricostruzione delle unghie. Io non ve le faccio vedere perché me ne vergogno tantissimo, avevo smesso di mangiarmele causa ultimo lockdown, ho ricominciato a mangiarle, purtroppo ho questo viziaccio orrendo, perché è veramente orrendo questo vizio. Avevo delle unghie lunghe e bellissime, però ho questo vizio di mettermele in bocca, ma questa cosa io ce l'ho da quando avevo 6 anni, è una cosa di cui non riesco a liberarmi. L'unico modo per liberarmene di volta in volta, ogni volta che mi capita di rimangiarmele, è appunto una ricostruzione unghie. Quindi quello che chiederei è un buono, possibilmente da una mia amica, perché ho un'amica che le fa molto bene e sono abituata con lei, per fare una ricostruzione unghie come si deve, magari un po' carina, in modo che abbiano il tempo di crescere senza essere torturate dai miei denti. Allo stesso modo, anche se è una cosa che di solito mi concedo da sola, però la metto lì come possibile pensiero per Natale, un appuntamento dal parrucchiere. Non perché io voglia fare chissà che cosa ai miei capelli, però è quel tipo di spesa extra che mi concedo veramente pochissime volte all'anno, e il Natale è uno di quei momenti dove di solito me lo concedo io. Se mi arrivasse questo buono, diciamo che potrei sfruttarlo per un appuntamento extra dal parrucchiere, dato che adesso sto provando a farli crescere e appunto continuando a crescere stanno venendo fuori un sacco di doppie punte. Mi piacerebbe, anche se in realtà ne ho comprato uno molto economico di recente, un orologio da parete figo, per lo stesso motivo del calendario, perché è vero che abbiamo tutti il telefono, però svegliarsi, sedersi in cucina e avere il calendario sotto e sopra l'orologio da parete è una cosa che a me è sempre piaciuta. Anche se mi arrivasse, comunque io non è che vado a buttare quello che ho appena comprato a 4 euro mi sembra, lo sposterei semplicemente in un'altra zona dove mi serve. Un orologio magari a tema, in base alle cose che mi piacciono. Ultima cosa molto molto frivola che mi piacerebbe avere è il macchinino per la pulizia del viso. Una cosa che ho sempre trovato estremamente superficiale, però appunto se uno deve farmi un regalo così, tanto vale vertere su varie cose. Il set per la pulizia del viso è una cosa che mi intriga tantissimo, perché se mi seguite su Instagram sapete che io ho tipo una specie di fetish per le maschere viso, per i trattamenti viso. Ultimamente ci sto anche molto più attenta, infatti brufoli esagerati non ne ho più tantissimi, però quando mi vengono fuori io soffro un pochettino di dermatillomania e quindi devo coprirli col trucco e poi è un circolo vizioso, insomma non sto neanche a spiegarvelo. Quindi mi piacerebbe provare una cosa di questo tipo, me l'hanno consigliata in tanti, io sono sempre stata un po' scettica perché non è quella cosa economica che dici, ci spendo dei soldi poi magari non la uso e via dicendo, però come regalo potrebbe essere una cosa carina. Adesso vado a vedere la mia lista di Amazon dove posso magari prendere ispirazione per dirvene altri. Ce n'è una pubblica che si chiama Natale 2020, che se vi va vi posso lasciare nei commenti se avete bisogno, se siete persone che mi conoscono scrivetemi in privato. Funko Pop a tema, io ho il Funko Pop di Sally che mi è arrivato al compleanno, mi piacerebbe completare la triade con Jack e con Zero. Mi piacerebbe il Funko Pop di Hermione Granger per fare la Dramione, perché io avevo una passione insana per le Dramione, quindi ho il Funko Pop di Draco, mi piacerebbe quello di Hermione. Roba serpe verde, tutto tema serpe verde, qualche libro, un carrello per la spesa perché vado sempre a piedi e mi spacco sempre la schiena, un libro che desidero tantissimo è Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli 2 e anche il 3, perché so che è uscito la versione gialla che è il terzo volume. Boh, organizer vari, roba di arredamento, ma cose molto scialle. Una cosa che apprezzerei molto sono dei portafoto da muro. Sogno una casa con tutti i muri pieni di foto, poster, disegni e via dicendo, per fare un po' di colore. Insomma, questa era la mia lunghissima lista di pensieri che mi potete fare. Io, come vi ho detto già qualche video fa, sono una di quelle persone che apprezza molto il pensiero.
pensiero, quindi questo video non vuole essere un regalami questo, vuole essere un ti dico che cosa voglio per Natale, così, ma giusto per parlare, anzi vorrei sapere qua sotto nei commenti cosa vorreste ricevere voi. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi ovviamente e sostenermi, invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questa wishlist possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio, solo su Giocate Ghostwriter. Un bacione, ciao ciao!